Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record, dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Felicia, Felicia, nessuna pasta al mondo è più virtuosa. Felicia, con fibre e minerali sei gustosa ed io sto bene se sto con te. Felicia, Felicia, sei festa per il corpo ed il palato. Felicia, legumi e cereali trasformato in un abbraccio pieno di passione. Oggi prova i mezzi rigatoni d'avena con peperoni e capperi. Felicia, The Color Food Revolution. One Podcast. Have a nice trip. Drive carefully. In questo podcast non troverete il bla bla dei talk show della televisione. Noi proveremo a spiegarvi che cosa davvero succede, non a livello degli istituti di ricerca, ma nella vostra vita quotidiana, a casa, in famiglia, a scuola e al lavoro. Sarà un pochino il vostro GPS, vi porterà in giro per mano nel mondo, cercando di spiegarvi quali sono davvero le sfide del nostro tempo, facendole vivere giorno per giorno. E partiamo oggi dalla grande sfida del 2024, le elezioni del 5 di novembre negli Stati Uniti tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. E abbiamo una guida d'eccezione, perché abbiamo l'ex presidente del Consiglio e oggi commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, che ci spiegherà che cosa sta davvero succedendo. Io sono Gianni Riotta e questo è Riottoso, il vostro GPS nel labirinto della cattiva informazione. Chi è in vantaggio nella corsa per la Casa Bianca 2024 tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris? Sondaggi, talk show, il grande dibattito di qualche giorno fa, ma ascoltate, per capirlo davvero dovete partire da una storia. Una storia che vede due sacerdoti, un sacerdote del Novecento, del secolo scorso, e invece un pastore protestante del 1630. John Winthrop, il pastore protestante, lesse un sermone ai suoi parrocchiani, ai suoi fedeli, che si chiamava The City on the Hill, la città sulla collina, spiegando che gli Stati Uniti dovevano essere per il mondo una città sulla collina, questa è una citazione biblica ovviamente, e mostrare la strada della giustizia, e mostrare la strada della libertà, e mostrare la strada della democrazia e della coesistenza. Tre secoli dopo, invece, negli anni 30 del 1900, un sacerdote cattolico, padre Charles Coughlin, dalla radio, che era il nuovo strumento allora che si imponeva, non erano più sermoni, ma erano sermoni letti alla radio, diceva che il presidente democratico Roosevelt era un comunista, che l'America era accerchiata da nemici e che doveva isolarsi in una fortezza. Non doveva più essere la città sulla collina del pastore Winthrop, ma doveva essere una fortezza assediata, escludere gli europei, allontanarsi dal mondo, alzare dazi e protezionismo e essere completamente rinchiusa a se stessa. Bene, queste due lontane concezioni degli Stati Uniti sono tornate in questa campagna elettorale, nel dibattito di pochi giorni fa tra Kamala Harris e Donald Trump. Avete visto queste due concezioni e sarà molto importante capire quale prevarrà, perché se prevale una, gli alleati europei torneranno protagonisti, Harris, e se invece prevale l'altra, il mondo si chiuderà in se stesso. Non a caso e Trump ha citato Viktor Orban, l'uomo forte ungherese, come il suo leader di riferimento, il suo grande amico in Europa. I'll give you 1 minute to respond, Mr. President. Let me just say about world leaders.
Viktor Orban. Bene, allora parliamo di Viktor Orban, un uomo di grande rispetto ovunque. Lo chiamano un duro, lo chiamano un autoritario, soltanto perché è bravo e molto intelligente, primo ministro in Ungheria. E lui dice che tutto il mondo stava scoppiando, ma 3 anni fa non stava scoppiando. E sapete perché? Perché Trump era presidente. Trump back as president. È stato ministro degli esteri, è stato presidente del Consiglio in Italia ed è adesso l'uomo che ha guidato la difficile stagione europea dell'economia ai tempi del PNRR, Paolo Gentiloni. Ci spiega in questo suo intervento in esclusiva per Riottoso come le elezioni americane impatteranno il nostro tempo e il nostro continente. Contano molto perché definiranno il ruolo degli Stati Uniti, cioè del paese leader delle nostre democrazie. E la cifra dell'amministrazione Biden è stato il multilateralismo, l'impegno contro le autocrazie, l'amicizia con l'Europa e sarebbe certamente la cifra di un'amministrazione guidata da Kamala Harris. E quindi molto più delle tariffe commerciali e dei rapporti economici in ballo ci sono questioni che hanno a che fare con il destino dell'Occidente. I destini del mondo occidentale, dice Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e adesso commissario europeo per l'economia. Ci fanno pensare ovviamente ai grandi filosofi, a Hegel, a Spengler, che parlava di declino dell'Occidente. Come sta insieme il destino futuro dell'Occidente con i gatti? Con i gatti, i cani, che secondo l'ex presidente Trump, gli emigranti negli Stati Uniti mangiano lo spiedo rubandoli a casa dei cittadini, degli elettori e li divorano in questa grande invasione come il Campo dei Santi, no? Ve lo ricordate il romanzo francese, razzista, che dice e raccontava come gli indiani avevano invaso l'Europa divorandola e mangiando tutto quello che c'era da mangiare. Bene, Trump prende questa vecchia disinformazione e la presenta all'opinione pubblica americana proprio nel dibattito con la sua sfidante Kamala Harris. Sentite adesso l'intervento di Laura Pace, che è una delle praticanti giornaliste del Master LUIS, è una delle ricercatrici del Data Lab della LUIS. Sentite come ci spiega l'impatto della disinformazione in questo momento. Immaginate di svegliarvi una mattina e scoprire che Donald Trump ha deciso di lanciarsi in una nuova impresa, salvare i gattini dalle acque impetuose dell'Ohio. No, non è un sogno bizzarro o il frutto di una notte passata a guardare troppe serie su Netflix, è solo l'ultima trovata generata dall'intelligenza artificiale per farci dubitare di tutto. Sembra proprio lui, Donald Trump, che con il suo completo scuro, la cravatta rossa, corre in un campo e tiene in braccio 2 gatti, uno rosso e uno nero, solo che è un fake. Se prima ci limitavamo a qualche meme sgangherato su Facebook, ora ci tocca fare i conti con immagini come questa, iperrealistiche ma create dall'intelligenza artificiale. Si vede che un'immagine finta è poco credibile, ma l'obiettivo di chi diffonde questi contenuti non è convincere. Il pregiudizio dietro la foto è razzista. A Springfield stanno mangiando i cani, le persone che sono arrivate stanno mangiando i gatti, ribadisce Donald Trump durante il dibattito con Kamala Harris in diretta TV. Fa riferimento, come nel caso delle foto con i gatti, a una diceria diffusa in un video pubblicato da un residente di Springfield, in Ohio. Il cittadino, di fronte al consiglio comunale, si lamenta dell'uccisione di alcune anatre di un parco locale. Secondo lui, a ucciderle sono stati gli immigrati per mangiarle. Video come questo, ma anche le foto e le affermazioni di Trump sono state smentiti da fact-checking. A proposito di gatti e disinformazione, anche la pop star Taylor Swift è stata vittima dell'intelligenza artificiale. Con una foto ha messo a tacere le voci che l'accostavano a Trump. Era stato proprio l'ex presidente a pubblicare un post sui social accostando Taylor Swift al suo nome. Per questo la pop star ha pubblicato una foto di lei con un gatto e dichiarando il suo endorsement a Kamala Harris, post firmato Childless Cat Lady, gattara senza figli.
una frecciata al senatore repubblicano J.D. Vance. Insomma, la disinformazione non ha bisogno di essere credibile, basta che sia condivisibile. Chi ha bisogno della realtà quando possiamo avere tutto questo show? Quello che voi volete sapere da riottoso, io lo so, è: ma chi vince il 5 novembre? Vince Donald Trump o vince invece la democratica e sarebbe la prima donna presidente, Kamala Harris? La risposta è che non lo so io, ma non lo sa nessuno, perché è come già nel 2020, quando a prevalere fu il presidente Joe Biden, o nel 2016, quando a prevalere fu l'allora presidente e Donald Trump battendo la Hillary Clinton, le elezioni saranno decise da poche migliaia di cittadini. Parteciperanno decine di milioni di elettori, ma alla fine saranno come per Trump, che vinse per 75.000 voti, lo 0,0005% del totale, o per Biden, che vinse addirittura per 40.000 voti, ancora una percentuale più sottile. Questi voti verranno distribuiti, come sapete, col sistema del collegio elettorale in alcuni stati. Ci sono una manciata di stati che vanno dal Wisconsin, alla Pennsylvania, alla North Carolina, al Nevada, all'Arizona, e che sono stati in bilico e che sono stati in cui chi vince si porta moltissimo avanti. Secondo, per esempio, l'esperto di sondaggi Nate Silver, chi vince la Pennsylvania, che in questo momento è praticamente alla pari, c'è un leggerissimo vantaggio dell'1% per la Harris, chi vince la Pennsylvania ha il 90% di chance di vincere la Casa Bianca. Sapete che ci sono 538 punti elettorali suddivisi per i vari stati e sapete che la maggioranza è a quota 270. Quindi chi prende i punti della Pennsylvania si porta ai calci di rigore e avanti. Questo è troppo, è una differenza statistica troppo sottile per oggi poter fare una previsione sicura. Vi ricorderete che Joe Biden era in netto svantaggio ormai contro Donald Trump, quindi a sorpresa i democratici lo hanno sostituito con Kamala Harris, che si è riportata in pareggio, ma non più che un pareggio. C'è in Italia un grande entusiasmo pro democratici e pro Kamala Harris, tranne le forze più vicine al governo, che sono ovviamente tifose per un successo invece dei conservatori di Trump, però siamo in sostanziale pareggio e quindi fino alla fine, fino al 5 di novembre, dovremo seguire un pochino con il fiato sospeso. Gentiloni ci dice perché queste elezioni però avranno un impatto decisivo sulle grandi crisi in corso. Non so quanto cambierà sulla crisi di Gaza, certamente non ci sarà un impegno altrettanto forte di quanto Biden abbia cercato di sviluppare in questi mesi per raggiungere una tregua. Ma la mia maggiore preoccupazione, una certa inquietudine, è sull'Ucraina. Quando sento un discorso tipo faremo la pace con Putin in 448, io sono preoccupato. Le tendenze isolazioniste ci sono sempre state negli Stati Uniti, ma certamente il rischio di sacrificare l'Ucraina sarebbe collegato a questa impostazione di Donald Trump. Nella fantasia degli europei, nella fantasia degli italiani, i faccia a faccia tra i candidati americani derivano dal famoso incontro del 1960, incontro-scontro tra il candidato democratico John Kennedy e il candidato repubblicano Richard Nixon. Si dice che chi ascoltava il dibattito alla radio diceva che aveva vinto Nixon, mentre invece chi lo vide per la prima volta in televisione con Nixon che non si era fatta bene la barba, era pallido, mentre Kennedy era abbronzato, carino, pur essendo il dibattito in bianco e nero, e diede la vittoria a Kennedy.
Kennedy. Ed allora la storia dei dibattiti c'ha sempre grandi battute. Il presidente Reagan, che era un maestro di questo stile, che diceva: io lo so che sono più vecchio del mio candidato, ma non parlerò male di lui solo perché così giovane. Oppure il candidato democratico Mondale, che prendeva in giro il suo compagno di partito Gary Hart, perché diceva: mi sembri la pubblicità degli hamburger, che è tutto panino e non c'è invece carne, non c'è invece polpetta dentro. Bene, nel dibattito tra Trump e Kamala Harris non ci sono state queste battute che passano alla storia, anche perché forse nell'epoca dei social media gli americani non cercano tanto il colpo del KO, la battuta, ma cercano un pochino la sostanza. Vediamo la sostanza nel lavoro di Laura Pace, vediamo come i democratici si sono preparati a questa campagna elettorale. Tutto inizia con l'annuncio di Joe Biden di ricandidarsi per un secondo mandato. Quello che è accaduto nei mesi successivi è però stato molto diverso. È diventata Kamala Harris la candidata ufficiale a sfidare Trump e i repubblicani. Ma come è successo? La decisione del ritiro di Biden è arrivata a fine luglio con una lettera indirizzata agli americani. È la prima volta che un presidente in corsa per la rielezione si ritira a uno stadio così avanzato della campagna. La scelta di Biden è arrivata dopo la difficoltà dell'attuale presidente durante il dibattito con Trump. Era apparso in affanno. Da lì la scelta di dare il suo endorsement e di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Da questo momento in poi la campagna cambia. La piattaforma di raccolta fondi per i democratici ACT Blue raccoglie in sole 48 ore più di 100 milioni di euro per sostenere Kamala Harris. Con una cifra del genere, i democratici, nonostante il poco tempo a disposizione, riorganizzano tutta la campagna elettorale. Lo slogan? We choose freedom, mettendo al centro temi come la giustizia, la sicurezza e la libertà, e scegliendo come colonna sonora proprio la canzone Freedom di Beyoncé. Primo obiettivo del Partito Democratico: consolidare la propria base elettorale, puntando su una coalizione di giovani, minoranze etniche, donne e lavoratori. La strategia ha visto un forte investimento nel digitale e nei social media, riconoscendo l'importanza crescente delle piattaforme online per mobilitare elettori. La Harris è diventata presto un'icona pop. Kamala Harris is Brat è un trend che prende spunto dalla cantante Charli XCX, la quale lo scorso giugno ha pubblicato un nuovo album intitolato proprio Brat, un termine per sottolineare la libertà e l'anticonformismo di Kamala Harris. E proprio con un annuncio sui social, Harris ha ricevuto l'endorsement più importante nel campo democratico, quello della famiglia Obama, che ha visto Barack, in occasione della convention a Chicago, riadattare il suo vecchio slogan Yes We Can, con uno più attuale Yes She Can. Ma se questa è la tattica e la strategia del Partito Democratico affidato adesso a Kamala Harris, anche la grande macchina di quello che gli americani chiamano GOP, Grand Old Party Repubblicano, che viene addirittura dai tempi del leggendario presidente Lincoln, è pronta alla sfida. E vediamo con quali argomenti e vediamo anche con che tipo di obiettivi per quanto riguarda il vecchio continente, l'Europa. Come si schierano i repubblicani? Con un'America sempre meno interessata all'Europa, l'Unione dovrà rafforzarsi sia economicamente che militarmente. In caso contrario, rischia di ritrovarsi a pezzi. Ma quali potrebbero essere le conseguenze per l'Unione Europea se Trump dovesse vincere? Il Consiglio Europeo per gli Affari Esteri ha ipotizzato come potrebbero essere i primi mesi del 2025 con Trump alla presidenza. Sul piano geopolitico, taglierà i fondi all'Ucraina,
l'ex presidente ha dichiarato che non contribuirà più alle risorse economiche e militari che l'Europa invia a Zelensky. E poi Trump ha dichiarato che risolverà il conflitto russo-ucraino in 24 ore. Come? Non si sa. Quello che è sicuro è che l'Europa dovrà tirare fuori i soldi per tenere Putin a bada, senza poter più contare sugli aiuti americani. Parlando del clima, Trump non è famoso per il suo amore per il pianeta. Già nel 2017 ha ritirato gli USA dagli accordi di Parigi e se tornasse al potere potrebbe sabotare il Green Deal europeo, la strategia dell'Unione per abbattere le emissioni di gas serra. E sulla NATO? Durante la sua presidenza Trump non era esattamente il fan numero uno dell'Alleanza Atlantica. Se tornerà potremmo assistere a una riduzione drastica delle truppe americane in Europa, lasciando l'UE con un grande vuoto da colmare, un po' più sola contro la Russia. Cambieranno infine le alleanze. Secondo il Consiglio europeo per gli affari esteri, Trump stringerà patti con le destre conservatrici europee, con Marine Le Pen in Francia e i partiti ultraconservatori in crescita in Germania. L'UE potrebbe trovarsi a gestire un gruppo di stati che simpatizzano più con Trump che con Bruxelles. Avete sentito dunque come democratici e repubblicani americani si stanno preparando per il 5 di novembre, grande corsa alla Casa Bianca, e avete sentito il commissario europeo Paolo Gentiloni dirci che tipo di impatto questa sfida avrà sulle guerre in corso e sulla vita degli europei. Però c'è ancora una posta che è molto importante da considerare: come una vittoria di Kamala Harris influenzerebbe le forze di sinistra. Sapete che spesso le forze di sinistra sono state in difficoltà in questi anni nel continente europeo. Per molti anni i conservatori hanno dominato la politica a Londra e solo da poco il partito laburista è tornato alla vittoria. Però ci sono forze di destra, forze populiste, che sono in vantaggio nelle zone della vecchia Germania orientale, della vecchia Germania dell'Est. Avete visto la crisi politica che ancora è a dilania la Francia, con un forte movimento populista di destra guidato dalla Marine Le Pen, e una sinistra che non riesce ancora a mettere insieme una maggioranza. E in Italia ormai da due anni il governo è guidato per la prima volta da forze che derivano dalla vecchia destra neofascista e dalla premier Giorgia Meloni. Sarebbe in grado, basterebbe una vittoria di Kamala Harris per ridare una spinta al mondo progressista, al mondo della sinistra? E come la sinistra dei valori americani, che spesso è malamente, direi, non per essere riottoso su questo, è ridotta in Italia soprattutto al movimento woke, al movimento politicamente corretto, mentre invece sta cercando di fare davvero una riflessione che noi in Italia siamo in grave ritardo, noi in Europa siamo in grave ritardo nel condurre sui diritti, sui valori, sulla bussola progressista del nuovo secolo. Quindi sentiamo proprio ancora il commissario Gentiloni su che tipo di impatto e che tipo di bussola, GPS, come amiamo dire qui a Riottoso, avrebbe la vittoria di Kamala Harris sulla sinistra italiana e sulla sinistra europea. Alla vittoria dei laburisti ha dato un chiarissimo segnale di come per vincere serva in Europa una sinistra riformista, sobria, credibile. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, io sono convinto che una vittoria di Kamala Harris ci direbbe che il populismo nazionalista, quello di Make America Great Again, non riesce a sfondare, perché se sfondasse sarebbe certamente un amplificatore delle spinte sovraniste in Europa. Nel suo classico romanzo del 1940, lo scrittore Ernest Hemingway citava la poesia del poeta John Donne: non chiederti per chi suona la campana, perché la campana suona sempre per te. Quindi questo è il messaggio che ci ha voluto dare il commissario Paolo Gentiloni, e lo ringraziamo ovviamente per il tempo che ha passato con noi a Riottoso. Non chiedetevi, uomini e donne di destra europee, per chi suona la campana americana, perché essa suona per voi. Non c'è dubbio che una nuova vittoria
del trumpismo, che non è più ormai il vecchio partito repubblicano, ma è proprio un movimento originale, populista, nativista, di destra, America First, come si dice, l'America prima di Trump, riporterebbe queste forze della destra radicale al successo, non solo negli Stati Uniti, ma darebbe loro grande spazio e grande forza nel mondo. Dall'altra parte, invece, un successo di Kamala Harris porterebbe la sinistra europea e probabilmente anche la sinistra italiana, in questo momento ancora incerta sul da farsi, ad una riflessione, perché Harris può vincere solo unificando la sua coalizione dai radicali socialisti alle frange anti-israeliane e pro-palestinesi che hanno fatto le occupazioni la scorsa primavera nei campus universitari, fino ai centristi moderati e fino a ex leader o leader repubblicani. Quindi darebbe agli uomini e alle donne della segretaria Elly Schlein del Partito Democratico Italiano un'indicazione molto chiara: l'unico modo che hai per tornare al governo è fare una grande coalizione che vada da Renzi al centro sino alla sinistra dei Fratoianni, dei Bonelli e sino ovviamente ai 5 Stelle dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Perché io ti avrei già buttato fuori e ai tempi dell'unità, ai tempi della festa dell'unità, ti avevano già buttato fuori, hai capito? Ai tempi della festa dell'unità, ti avevano già buttato fuori, hai capito? Ai tempi della festa dell'unità, ti avevano già buttato fuori, ti butto fuori io, vai via, hai capito? Vai via! E io stesso sono stato testimone alla recente festa dell'unità a Reggio Emilia. Gli umori del mondo grillino, come si diceva una volta, gli umori del Partito Democratico non sono poi così appassionati all'unità. Io ho visto fischiare esponenti democratici che proponevano l'unità anche con il centro, ho visto i bollenti dibattiti sino quasi a dare fuori in escandescenze, perché ancora non è chiaro che la sinistra italiana accetti questa grande coalizione, questo spirito unitario che invece sta informando la politica di Kamala Harris negli Stati Uniti. Quindi il voto del 5 novembre è poi un grande atto di coscienza, anche un atto di riflessione per le sinistre europee e per le sinistre italiane, e quindi noi continueremo a raccontarvelo in diretta dagli Stati Uniti e in diretta con le voci dei protagonisti. Cosa affronteremo nelle prossime puntate di Riottoso? Proprio questo: come sta evolvendo la nostra crisi culturale, come sta evolvendo la nostra crisi esistenziale e come il grande mondo dei social media, il grande mondo della disinformazione sta cambiando non solo i grandi partiti, ma ciascuno di noi singolo, quando la sera è a casa è da solo e riaccende il telefonino e viene chiamato in un gorgo, in un maelstrom di disinformazione. Che cosa è vero? Che cosa è falso? The destination is on your left. Riottoso è un podcast di Gianni Riotta. In redazione Filippo Cappelli, Michelangelo Gennaro, Laura Pace, Gianmarco Passerini, Federica Urzo. Ha collaborato Simone Di Gregorio. Una produzione Luis Data Lab per Repubblica e One Podcast. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 € per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.